Nuova iniziativa della Summer School organizzata dal Centro Studi Vitruviani, un corso ad alta specializzazione con tematiche di grande interesse. Dino Zacchilli, una nuova organizzazione, un nuovo sforzo organizzativo da parte del Centro Studi che è sempre alla ribalta su questi temi. Quest'anno è direttamente il Centro Studi che organizza il corso di alta formazione che nei due anni precedenti era appoggiato sulle due università, quindi per noi è anche un impegno organizzativo notevole, però abbiamo una grande soddisfazione perché abbiamo avuto un risultato straordinario. L'anno scorso avevamo una decina di allievi, quest'anno abbiamo 24 iscritti, ma vengono dal nord e dal sud d'Italia, ma soprattutto ce ne sono 5-6 dall'estero, da Helsinki, da Tolone in Francia, dall'Argentina, dal Brasile, dal Perù addirittura. Gestire questa iniziativa che sta crescendo in una località di provincia come siamo, da una parte significa che c'è grande attenzione verso quello che facciamo, dall'altra dobbiamo impegnarci a fare anche meglio il prossimo anno. Quali saranno le date del corso? La Summer School inizia domenica 30 giugno alle 18 con un intervento dell'architetto Mario Cucinella che terrà una lezione su immaginare, un tema legato all'architettura molto stimolante. Cucinella parlerà da remoto perché i suoi impegni non gli consentono di essere fisicamente lì, però è un bell'inizio. Poi ci saranno per tutta la settimana successiva fino al 6 luglio, mattino e pomeriggio ci saranno lezioni frontali che gli allievi seguiranno presso le aule delle università degli studi di Urbino, sede di Fano. Si concluderà il tutto sabato mattina 6 con i colloqui finali e la consegna degli attestati di partecipazione. Quali sono i temi in discussione? Anche perché Vitruvio impazza ed è sempre più attuale a livello internazionale. Il corso si intitola Ordine architettonico, realtà o invenzione, un titolo anche provocatorio perché in pratica noi siamo abituati a ragionare in termini di ordine architettonico, e dorico, ionico e corinzio, ma in realtà Vitruvio non parla mai di ordine in relazione a questi elementi. È un'invenzione rinascimentale, si può dire. Quindi parleremo e tratteremo questo tema dall'antichità ai giorni nostri, quindi ci saranno studiosi ai massimi livelli internazionali che parleranno dell'ordine architettonico nell'antichità, nel Rinascimento, nel Settecento, nell'Ottocento, fino ad arrivare al XX secolo e perché no anche agli inizi del XXI. E Vitruvio sì, è sempre più alla ribalta anche per i ritrovamenti archeologici che spesso a Fano avvengono, ovviamente dove si scava a Fano vengono fuori antichità, quindi la nostra romanità, diciamo, sempre alla ricerca della mitica, ma non troppo, basilica di Vitruvio, di questo architetto fondamentale per l'architettura in generale, potremmo dire.